Toh, ti regalo queste, Lea. Prego. Abbiamo dato un regalo a Lea. Poi però facciamo fichi fichi, vero? Fichi 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 fichi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Stardew Valley. Il mio nome è come sempre il tuo nome è It, e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per vedere un po' che cazzo succede qua. Ma c'è un sacco di roba. Inventory full, cioè c'hai ragione anche tu, caro. Cioè c'hai proprio ragione. Inventory full, quindi andiamo qua, buttiamo questa roba dentro. Tacci vostra. Questa ce la prendiamo, il green bean ci serve. Quindi abbiamo potatoes. La parsnip che abbiamo plantato, bravi, siamo bravissimi perché così abbiamo la parsnip. E voilà. Aspettate che queste patate non ci stanno da... Di solito dovrebbero darcene di più, ecco. Hanno la possibilità di darci più patate. Più patate! Grazie. Ok. Perfettissimo. E opplete. Dopodiché prendiamo questi beans. Qua sta ancora crescendo. E quindi andiamo qua. Buttiamo un bel po' di potatoes. Ma una la teniamo. La parsnip ce la teniamo. E buttiamo i due green beans. Ok, perfetto. Così li vendiamo easy. Dopodiché andiamo qua. E nel social, qua al community center, possiamo mettere la cavolfiore, non ce l'abbiamo, ma possiamo mettergli la patata. Dobbiamo essere al community center. Quindi andiamo al community center a lasciare giù questi tre pezzettini di roba. Aspettate, ma i cavolfiori sono cresciuti? Credo di no, ma se compriamo un fertilizzante? Che perché so qua. Tutti tranquilli. Magari andiamo a comprare il fertilizzante per i cavolfiori, così concludiamo anche quel pezzo. Dico, ho sentito miau. Povera. Comunque poi bisogna innaffiare tutto, quindi facciamo tutto con calma. Prima andiamo al community center e poi andiamo a pescare. Andiamo a pescare nel lago. Così, perché è bello pescare nel lago. Ok, ragazzi, li abbiamo messi qua, quindi siamo tutto a posto. E torniamo a casa, io innaffio e poi prendiamo la nostra bellissima canna da pesca e andiamo. Ah, prima però dobbiamo comprare il fertilizzante. Bravi che me l'avete ricordato. Non è vero, non avete fatto un cazzo, ma vi voglio bene lo stesso. È un amore platonico. Però prima andiamo da Pierre che era chiuso. Allora. Herring. Oddio, noi vogliamo pescare, però non è lì che si prendano gli herrings. Ho capito. E oggi è il compleanno di qualcuno? Oggi è il compleanno di Pam! Fermi tutti. Ok, andiamo qua. E che cazzo sta succedendo? Salve! Perché c'è sta cosa? Che succede? Benvenuto da Pierre! Come posso aiutarti? Boh. Chi cazzo è entrato? Perché c'è tipo... Ha un turbante? Ah no, Morris! Ahem! Che vuoi? Venite a prendere, ragazzi, coupon del 50% di sconto se comprate al Joja Mart. 50%? Ma poi sei stronza a farlo qua. Allora, chi lo vuole? No, non andate. Ste merde. Povero. Morris mi sta sul cazzo. Tu non entri nel negozio di qualcun altro. Ma non posso. Non posso essere uguale a quei prezzi. Venderei perdendoci. Deve essere così difficile per perdere i tuoi leali customers così. Ma puoi veramente crociarti? Cioè, la scelta giusta è la Joja Corporation. Presto l'intera città lo capirà. Ma vaffanculo. Non possiamo menarlo, tipo? No, sta brutta merda. Vabbè. Comunque. Andiamo qua. E
L'ho iniziato a vendere, se non mi ricordo male. A parte che ha wallpapers e flooring. Ok. Ma se non è Apple Sam, ma non vendeva. Speed Grow, eccolo. Ah, Basic Fertilizer. Ah, questo però ti dà quality crops. Interessante. Vabbè, sti cazzi. Questo oltretutto costava 2000. Non posso prenderlo adesso. Dacci vostra. Quindi niente, non possiamo prendere quello. Dobbiamo andare da Pam, ragazzuoli. Dobbiamo sicuramente andare da Pam. E mi sembra di aver visto qua. Sì, una Daisy, perfetto. Le regaliamo una Daisy a Pam. Patata. E ci pigliamo anche le Salmon Berry. Allora, andiamo a trovare Pam. Ehi là, Pam! Ciao tesoro! Guarda cosa ti regalo! Buon compleanno! Oh, è il mio compleanno oggi? Credo di sì! Grazie, questo è carino! Prego, Pam, ti vogliamo tutti molto bene! Let's do this! Allora, andiamo a casa, facciamo il nostro lavoro e poi ci troviamo al lago a pescare. Ed eccoci qua, ragazzi! Siamo al lago e io direi che iniziamo a pescare! Yeah! Allora, non mi ricordo cosa dobbiamo trovare, però qualcosa dobbiamo trovare. Hit! Oh, vieni. Cioè, oddio, sta tremando. Lo sentite? C'è il... Madonna, dove vai? Dove vai? Dove vai? No, non te ne andare. No, Madonna mia, se è difficile pescare, però. Sta tremando il controller che è collegato al PC. Potremmo avere un problema. Oh, ho preso. Lo scolleghiamo. Allora. Cosa abbiamo preso? Smallmouth Bass. Grazie. Quindi, scusate, eh. Andiamo social un attimo qua. Fish tank. Allora, dov'è Lake Fish? Allora, Bullhead, Sturgeon, Carp e Largemouth Bass. Questo è Smallmouth, quindi non ci serve un cazzo. Ma tiriamo un altro po'. E signori, un altro hit. Ora cerchiamo di... Oh, ma lì c'è un... Cos'è quella cosa lì? Vabbè, no, non credo che ci arriveremo perché il pesce rimane lì, quindi non possiamo prenderlo. È un altro small bath. È il nostro nuovo record. 16 inches. Non riesco mai a fare massimo, eh. Non riesco mai a tirare al massimo. Tacci mia. Oh, Lea, che ci fai qua? Cosa stai facendo qua? Io sto pescando, Lea, va che spaventi i pesci. Lea, te ne devi dannà. Però sei gnocca. Hit! Attenzione! Attenzione! Vabbè, ma basta che la lascio lì. Dove cazzo vai? Te prendemo. Eeeh, Smallmouth Bass. Ciao, Lea. Sì, lo so che c'è un sacco di... Beh, toh, ti regalo queste, Lea. Prego. Abbiamo dato un regalo a Lea. Poi però facciamo fichi fichi, vero? Fichi 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 fichi. Proviamo a pescare da un altro lato. Non è che i pesci più grandi bisogna prendere dal centro, dove è più scura l'acqua. Può essere, eh. Magari smallmouth bass è perché siamo qua. Hit! Dov'hai? Non andare. Dove dai? Dove dai? Preso! E un altro small. Proviamo ad andare di qua, ragazzi. Che qua mi sembra più profondo. Se riusciamo a tirare. No, non arriva nel coso centrale. Che palle. E un'altra alga. Vaffanculo, va bene? Vaffanculo. Oltretutto, giù di qua non c'era il modo per attraversare, tipo. Cioè, questo è l'unico lago? No, dai. No, infatti c'è anche questo. Raga, c'è anche questo. Proviamo a pescare qua. Tipo così. Mamma mia, com'è andato lontano, eh. Hit, signori! Vai, vieni con me. Oh, vai, un sunfish. È uno di quelli che ci serve?
Social. Allora. Carp, largemouth bass, sturgeon, bullhead. Ok, non è lì. Ma... Bam, bam. Magari è... nei river? Sunfish! Ah, questo è un fiume, quindi. Ok. Però il sunfish l'abbiamo preso. E ci va bene. Dai, proviamo, continuiamo qua. Max! Let's do this! Hit! Olè! E... un chub! Non ho idea di che cazzo sia un chub, ma va bene così. E un altro hit, signore e signori. Ci sta andando proprio bene nel fiume. Non devi rompere le balle, vieni qua. Vieni qua che te piglio. Un bream. Dovremmo riguardare tutte le cose dei pesci, perché vedere quali dobbiamo tenere. Questo è anche di buona qualità. Hit! Stavo dicendo, questo è anche di buona qualità, ma non mi posso... non mi posso... allontanare un secondo. Un chub, un nuovo record, 20 inches addirittura. Neanche Rocco Siffredi è così lungo. Ora sono le 9:30, possiamo ancora pescare un paio di volte, secondo me. Poi dobbiamo dirigerci verso casa. Hit! Dai, yeah. Sempre più forte. Allora sei stronzo, eh. Non te ne andare, non te ne andare, non te ne andare. Madonna. La smetti? No. Madonna mia, quanto è stronzo questo da prendere. Questo deve essere uno di quelli fighi. Dai che l'abbiamo preso. No, merda. No, dai che lì. Dai che ce l'abbiamo. Oh, vaffa. No, è un altro chub. Questo chub era stronzo. L'ultima pescata, signori. E altro hit. Dai, vieni qua, tu sei facile. Tu sei una cosa easy da prendere. Perfect, addirittura. E un bream, un altro. Va bene, sempre di ottima qualità. Va bene. Ok, quindi ragazzi, andiamocene, non si vede un cazzo. Sì, non si vede un cazzo in Danimarca. Ok, ci siamo. Siamo a casa. Ora dobbiamo soltanto andare qua e fare... uè, bella donna. Questi qua. I sunfish no. Questo sì. Questi sì. E... uno di questi. Buona. Li abbiamo venduti. Andiamo a dormire. Ah, sì. E level 3 farming. La bee house. Speed grow, possiamo craftarlo noi, meno male che non l'abbiamo. E il farmer's lunch. Il bee house è interessante. Plus one for proficiency, ok. Ah, plus one fishing rod proficiency anche, ottimo. Il fishing ci ha dato un botto di soldi, eh. 4 small, li vendono a 50, buono. Questi qua addirittura a tipo 60, 62. Quindi non male. E il bream a 56, buono. Ottimo. Abbiamo fatto 2000 gold così. Perché ci piace. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio spenderemo questi 2000 gold. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel mentre... Non c'è più spazio. Vabbè, nel mentre noi ci salutiamo. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Vi ricordo come sempre che il mio nome è Quint108. Un bacione. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni.